L'ha confermato anche Alberto a inizio trasmissione. La responsabilità, come hanno scritto alcuni media catalani e hanno detto anche, non è tanto dell'allenatore, perché Ernesto Valverde, se il medico gli dice, se lo staff medico gli dice che è buono, che ha l'alta, che può, Ernesto Valverde lo utilizza e ha fatto bene. È evidente. Ecco, bisogna capire intanto perché lo staff medico dà l'alta a una possibile rottura dell'affaticamento. E io aggiungo un'altra cosa, Joachim. Lo staff tecnico, i collaboratori di Valverde che guardano anche tutti i bioritmi che le macchine costosissime che ha il Barça dicono dei muscoli dei nostri giocatori, forse potevano consigliare l'allenatore a non accettare la alta magari dei medici. Io lo dico perché dietro allo staff del Pep e di Luis Enrique c'erano persone persone molto professionali che hanno aiutato molte volte il Pep e il Lucio a risolvere dei problemi che loro non potevano vedere facendo l'allenatore in capo. Esattamente. E sapere queste cose che sono interne del club, che sono interne dei servizi medici è molto difficile, perché evidentemente sono cose assolutamente private del club che non escono ai giornalisti. E comunque sapere queste cose, a noi se non sappiamo esattamente come sono gli informi medici, non possiamo avere un ragionamento vero. Comunque stiamo parlando, come si dice in spagnolo, del sesso degli angeli, perché se non sappiamo esattamente cosa diceva quegli informi che ha detto che Dembélé poteva giocare questa partita, non possiamo parlare di niente, perché stiamo parlando di cose assurde, secondo me. E se vuoi possiamo cambiare il discorso a quello di Vidal, che comunque io sono completamente d'accordo che con una partita che era allungata, che si giocava di porteria a porteria, il discorso Arthur non serviva. Il discorso Arthur che retiene la palla non serve, serve più un giocatore con grande esperienza in Champions come Arturo Vidal, un giocatore che tipo che corre, che recupera palla. Penso che è entrato Arturo Vidal, se non ricordo male, è entrato con il 3-1. Sì. Il 3-1 con il 4-1. Sì. No, è entrato col 3-1. Con il 3-1, veramente. Esattamente. Con il 3-1, che era giusto il momento di lottare per la sala, perché ovviamente loro erano fuori e dovevano andare segnare un gol come fosse. In questo momento serve un giocatore come Arturo Vidal, che come si dice in spagnolo, mette la gamba, che lotta per tutte le palle, che cammina, che corre, era più interessante un Arturo per l'altro. Semplicemente questo è il mio discorso per quanto riguarda al cambio di Arturo per Arturo. Okay. Per Arturo. Sei d'accordo, sì, Pietro? Per Arturo, sì. Vuoi aggiungere qualcosa, Pietro, su questo, visto che hai visto la partita dal campo? Io sono perfettamente d'accordo con Joaquin che i cambi sono stati azzeccati, e sono d'accordo anche con voi dicendo che se i medici gli hanno dato l'alta al giocatore è giusto che Valverde l'abbia utilizzato. Certo. Se un medico mi dice no, per lui può giocare, non ci sono problemi, io visto che ne ho bisogno, lo faccio giocare. Poi se si è fortunato perché non era a posto, vabbè, però questa volta Valverde, diciamo, se la cosa stava così, Valverde questa volta non c'entra niente, diciamo, lui si è fidato, diciamo, di quello che gli hanno detto i medici. Certo. No, che non ha lavorato bene con l'allenatore. Lo staff tecnico li vedono tutti i giorni, quindi sanno valutare bene
se il giocatore può giocare con la partita o no, o le può giocare 20 minuti o le può giocare 10, cioè, dipende dal staff tecnico che valuta e decide, esiste per quello. Evidentemente. Siamo tutti e tre d'accordo su questo. Allora, la cosa che però vorrei chiedere a Pietro è se ti è piaciuto invece il Coutinho. Cioè, io ritengo che Coutinho, l'ho detto all'inizio della missione, abbia fatto la migliore partita delle ultime che ha fatto. Secondo te sta in ripresa? Secondo me sta in ripresa, diciamo. Sta in ripresa, sì, è ancora un attimo il, però secondo me a Coutinho serve che gioca, che si, cioè, il gruppo lo tiri dentro. Grande. Coutinho secondo me è sempre stato, come ho sempre reputato, un valore aggiunto, diciamo. Poi, grandissimo. Se poi adesso attraverso un momento no, è giusto aiutarlo a superarlo, diciamo. Come è stato per Dembélé prima, che adesso sembra che i giocatori in certi momenti vanno anche aiutati, diciamo. Sei d'accordo, Joaquin, sul primo? Soltanto posso sottolineare, perché non posso aggiungere né togliere nessuna parola che ha detto Pietro. Sono completissimamente d'accordo. In questo club non lo so per che motivo, che guarda che siamo una squadra vincente, che abbiamo vinto praticamente negli ultimi 28-29 anni, abbiamo vinto praticamente tutto, e ancora la gente continua che sì, l'anno scorso Dembélé, l'altro Alexis, l'altro Fabregas, l'altro Bartomeu, l'altro, veramente sono sì, ogni anno c'è un giocatore, un personaggio del Barcellona che è l'oggettivo di tutti i dardi della gente che capiscono che lui è quello che a chi dobbiamo attaccare, e quest'anno è stato Coutinho. Io mi faccio una domanda: sì. Se Coutinho l'anno scorso ha segnato 10 gol, quelli di loro, alcuni di loro sono stati bellissimi, bellissime, alcuni decisivi, come quello di Valencia, come quello della finale, un rigore alla finale di Coppa, e tanti altri, tre gol contro, se, dimmi? No, vai. Tre gol contro, un hat-trick contro il Valencia in quella partita che abbiamo ricevuto 4 gol, tanti altri. L'anno scorso era buono, e dopo l'estate che ha fatto una magnifica mondiale con la sua nazionale, ha fatto un bravissimo mondiale, è scelto per la stampa brasiliana come il migliore giocatore di Brasile, e dopo quell'estate risulta che diventa un giocatore che non è buono per noi. Come si capisce questo? Se l'anno scorso era buono, perché quest'anno non è buono? Sono d'accordo. Spiegatemelo, perché no. Sono d'accordo. Quello che ha detto precisamente Pietro, bisogna aiutarlo, bisogna darle sostegno, perché al Wanda sarà sicuramente decisivo per noi e ci mancherà tantissimo al Wanda, come tutta la squadra. È la mia opinione. No, è un'opinione secondo me giustissima, no Pietro? Sì. Giusto, sì. Giusto. Senti, no, al secondo anno, ascolta, un anno di adattazione, al secondo anno funziona o non funziona, al terzo anno, se al terzo anno veramente va male, se le vuota via, come si è fatto con André Gomes, per darle come minimo uno o due anni. Senti, ma certo, ma poi non è André Gomes, insomma, sto ragazzo. No, sto mettendo l'esempio certo. Di André Gomes. Certo. No, io penso André che Gomes, che c'è stato un mix di cose, dai. Non credo che Coutinho fallirà. Io sono molto, tu lo sai che quello che penso. No. Sono molto molto fiducioso, e specialmente vedi, Dembélé ha questi problemi fisici dovuti alla sua giovinezza,
Ti ricordi al suo corpo, indubbiamente dovrà migliorare. Un corpo svelto, è di un altro tipo di muscolatura, che non, lui non è voluminoso, per esempio, come un TT, invece certo. Lui è alto e svelto, è alto e sì. Invece ha una velocità, un'accelerazione 0-10 a 30 km per ora, che quando si fa quando si è innevante del gioco per contore è veramente spettacolare. Quando lo vedi tu dal vivo, esplosione, l'esplosione fisica, sì. Che questo è una cosa che soltanto lo tengono giocatori che provengono del mondo dell'atletismo, perché sì, al mondo dell'atletismo si allena molto questa esplosione, fisica. Non lo so, è veramente. È stato, un problema della sua alimentazione, della sua forma di mangiare. Lo stesso problema l'aveva Messi e l'ha risolto. Esatto. Se l'ha risolto Messi, lo può risolvere pure Dembélé, certo. Sono d'accordo con Giochino. Certo. Andiamo al sorteggio. Al sorteggio di Champions. Allora, Joachim, sei soddisfatto? Preferivi un'altra squadra? Preferivi incontrare una più forte? Come ti sembra questo sorteggio dello United? No. Io sempre dico lo stesso nei sorteggi. Noi siamo il Barça. Quelli che si devono preoccupare sono gli altri. Noi non avevo neanche paura di avere al Madrid, perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Dimmi tu un'altra squadra, la Juve, che è una squadra perdente, una squadra che ha fatto tutta la sua storia perdendo il finale di Champions, e chi altro c'è? Liverpool, ma il Liverpool sì, però non li vedo pure una squadra così forte come per vincere da noi. Vediamo cosa succede, vediamo cosa succede in questa Champions. Non lo so, la semifinale mi piacerebbe avere il Liverpool, e sarebbe bello avere una finale contro la Juve, sarebbe bellissimo. La finale contro la Juve addirittura. Sì, la Juve mi pensa che sì, no? Che funziona così, che la Juve va per l'altra parte del quadro. Sì. Beh, c'è anche il Manchester City dall'altra parte del tabellone. Sì, vediamo. Una finale al Wanda con Cristiano giocando come per vincere la sua sesta Champions, e noi la nostra pure. Quindi ricapitolando, siccome c'è una teoria, devi sapere, Joachim, che c'è una teoria, io la chiamo la teoria ruggeriana. La teoria ruggeriana, la dico in italiano. Ma non è Ruggeri, è Ruggeri. Sì. Perché il nostro amico Ruggeri, Roger Cruz. Esattamente. Sì. Lui dice: sono 10 anni dal 2009. Nel 2009 sì. Cristiano giocava con una camicetta che non era quella bianca, e va a fare una finale e la perde. E perde. Sono 10 anni da quella. In più, sembra passato un giorno. Esattamente. In più, nel 2009, ai quarti di finale della Champions League, c'erano quattro squadre inglesi. Giusto. Bene. In semifinale ce n'erano tre. In finale ce n'era una. Ma non ha vinto la Champions nessuna squadra inglese. Queste sono le teorie ruggeriane. Io le metto lì. Sai? No, io le metto lì. Metto lì anche che il Barça ha pareggiato a Lione l'ottavo di finale 2-2, poi ha vinto 5-2 al Camp Nou nel 2009. Quest'anno ha incontrato il Lione all'ottavo di finale, ha pareggiato 0-0 e ha vinto 5-1 al Camp Nou. Non lo so.
sono tutte, diciamo...